Max Papapiccolo. Oh, buonasera, buonasera Pavese, buonasera a tutti. Facciamoci un applauso, ragazzi, bocca a tutti. Grazie, buonasera. Come giustamente dicevi, ho avuto il piacere l'anno scorso di girare questo film con il mio Vanti, con Lovero, in un'estate al mare dove facevo appunto il cugino di Vanti. Quindi dopo 25 anni di onorata carriera finalmente sono riuscito a concretizzare il mio sogno nel cassetto. Tra l'altro con Vanti c'è un'amicizia che dura da 17 anni e continua ancora, anzi siamo molto vicini a questa brutta disgrazia che purtroppo è successa in famiglia, la malattia di sua figlia Rossana. Facciamo un applauso a grande Vanti che continua sempre nel cuore. E poi ovviamente una piccola partecipazione anche nel film Piper in onda su Canale 5, dove facevo il gestore del pub londinese, dove ero il barese che gestiva questo pub e ospitava il figlio di Maurizio Mattioli. Questo insomma mi gratifica. Perché dico questo? Perché dico veramente non serve nella vita la raccomandazione, serve solo l'umiltà, la semplicità e la voglia di fare. Quindi voglio veramente che molti artisti locali che ci abbiamo. Oh, che facciamo questa cosa? Ce ne sono tanti di talenti e io penso che volere potere nella vita si può scavalcare anche l'Everest, non c'è nessun tipo di problema e quindi, come dire, facciamo un grosso in bocca al lupo a tanti ragazzi che hanno la voglia di ballare, di cantare, di esprimere quella che è il loro sogno nel cassetto nel mondo, in questo mondo di pazzi. Chiaro? Ho finito. Max Papapiccolo, grazie. Si è presentato da solo. Vai Max, vai. Grazie, prego. Signore e signori, reduce da mille battaglie, da mille successi televisivi e non, direttamente dai tour in Olanda, Spagna, Italia, Palombaio e Mariotto, un uomo. Cosa? Sì, un uomo, e che volete, la ferirli? Dicevo, l'uomo dalle mille voci, non saranno proprio mille, saranno 999, cioè di lì, l'eclettico Massimo Papapiccolo. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti questa sera ad un'altra puntata di Porta a Porta. Lo faremo in Porta a Porta questa sera, volevo ringraziare tutta l'organizzazione per questa bellissima manifestazione e anche il direttore artistico Tommy De Sceglie, che facciamo un calorosissimo applauso, grazie. Dicevo questa sera non sono solo, abbiamo il piacere di avere tutto noi a Porta a Porta, ospite per quanto riguarda la nostra magnifica trasmissione, un personaggio, lui è un giornalista, Maurizio Costanzo da Roma, brano tuo. Guarda, parte, vediamo, ciò. Al Teatro Barioni in Palese vi presentiamo il Maurizio Costanzo Show. Allora, buonasera a tutti, benvenuti questa sera ad un'altra puntata del Maurizio Costanzo Show. State attenti a quel fotografo che non c'è niente in testa, che se ti incazza sono grazie a me. Allora, dicevo, questa sera a Maurizio Costanzo Show avremo il piacere di avere un personaggio, lui è un giornalista, accogliamo con un applauso il grande Luca Giurato. Prego maestro! Buonasera, buon pomeriggio, grazie a voi, che voglio bene. Per voi tutti, il Pippo! Allora, buonasera, buon pomeriggio, grazie a voi, e voglio fare la domanda, o meglio, a questo giovanotto che sta qui a riprendere con questa telecamera. Lei lo sa qual è la differenza che passa tra un elefante ed una fragola? Come non lo sa? Io lo dico io e sono preparato. Allora, l'elefante ha gli orecchioni, mentre la fragola ha la valigia. È una strozzata, giusto per dire qualche cosa. Grazie e presentiamo subito Toto Cutugno, che ci canta, vuoi andare a vivere in campagna. Prego. Buonasera dal vostro Toto. Questa sera voglio cantarvi, voglio andare a vivere in campagna. Mi piace se su è perché c'ha la palocetta, e fa la materella, ma non vuole dentro. Voglio andare a vivere in campagna. Voglio la bruciata che mi bagna. Ma mio principale
fase. Amici ascoltatori, allegria, l'asinello che sono io. Amici ascoltatori, questa sera avevo il piacere di parlare con Silvio Berlusconi, Perotti e Maroni. Con questa bellissima preghiera voglio ricordarlo, caro Berlusconi, che sei il mio custode, illumina e organizzati, regna ed ordina a me che mi abbinasti in questa trasmissione celeste. Amen. Amici ascoltatori, e ricordo un grande personaggio, il grande Totò, ve lo ricordate? Ma la vecchia del bicarbonato di sodio, o proprio, ma dico io, gente di popolo, trombettisti, cornettisti, vogliamo smettere questo carnevale, questa mascherina, questa pagliacciata. Questa sera mi voglio rovinare, voglio qui Anna. Anna, dove sei? Anna! La presentatrice, eccola qua, facciamo una cosa all'Anna. Grazie, grazie. Tutto nel suo splendore. Cara Anna, noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia e tu, nipote mia, accoglieri nel tuo. Allora dicevo, questa sera la facciamo parlare Anna? O la facciamo cantare? Che dire? No? E io dico di sì, vai con la base. Allora, dicevo, gente di popolo, sono stato sempre in compagnia di un personaggio. I più grandi se lo ricordano per forza, il grande Aldo Fabrizi. Io ti ho insegnato un bucherino. Tu mi vai a pagare tutto il superpannicchio della nostra gnacchina? Ma dire che questo è un impasto con te d'acchi! Allora, quando mi piace, mi sento vivo che mi dice! Ardo, mi lasci un po' di soldi, che ne può pagare luce il gas, vero senatore Giulio Andreotti? Io non mi scordo, Buonasera a tutti dal nostro carissimo senatore Giulio Andreotti. So che state aspettando con ansia la mia morte, ma io sono come i gatti, ho 7 vite e 14 fianchi. L'altro giorno mi stavo sentendomi con l'ex onorevole Cicciolina, che mi vuole cavalcare, ma io non sono più un cavallo, magari un dromedario con la gobbetta che mi ritrovo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, ormai ho tanto show, abbiamo questa sera l'ex presidente della Repubblica Italiana. Prego. Cari italiani, buonasera a tutti.